Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che torna nella sua terra di origine a Nazareth sperando di condividere la sua missione con i suoi concittadini e parenti, invece diventa un flop spaventoso. Nessuno, anche della sua gente, della sua parentela, si identifica con questa sua presa di coscienza di essere il Messia. E questo mi fa pensare alle difficoltà di dialogo, di comprensione, di condivisione delle famiglie di oggi. Io vedo che i giovani grandi fanno difficoltà a entrare in dialogo con i genitori, a accettarlo, e anche i genitori, vedendo la differenza di opinioni, di idee, tante volte credo che hanno si sente un malessere generale di non sentirsi più famiglia. Io credo che anche nella contrapposizione delle idee non si debba mai forzare la mano, mai tagliarsi fuori dai figli. E anche credo che la grande funzione dei nonni sia tenere insieme le famiglie dei figli e delle figlie, far incontrare i cugini. Ma il momento più magico di ogni famiglia che unisce, che entusiasma, è quando arriva un bambino. La grazia, la gioia, la speranza che porta una creatura fa passare in secondo ordine anche le estraneità, la voglia d'autonomia, il distinguersi che ci sono nelle famiglie e riunifica tutto. E anche Gesù, al termine dei suoi 3 anni, riesce a entrare nella mente, nel cuore dei suoi familiari e se li ritrova tutti a Gerusalemme per l'ultima Pasqua. Un augurio a tutte le famiglie di trovare la pace e l'armonia giusta. Buona domenica a tutti.